Continuiamo questo viaggio veramente molto interessante nel rapporto fra tecnologia e sostenibilità con Michele Casucci, che invito a raggiungermi sul palco. Buon pomeriggio, ben arrivato. Ciao Chiara. Ciao, ben arrivato. Buongiorno a tutti. Michele Casucci è CEO e founder di Certilogo, una realtà molto interessante, molto complessa, che mi sono molto appassionata a indagare, perché veramente insomma, particolare. È nata nel 2006, quindi insomma 2006, sì. Ha una veneranda età già. Grazie, l'età di mia figlia. Si nasce. È una piattaforma che consente ai brand di connettere digitalmente i loro prodotti attraverso un'identità digitale sicura, insomma, questo poi lo approfondiremo a breve, con cui i consumatori possono sia avere garanzie sull'autenticità di un prodotto, che rimane un tema molto importante, sia però avere anche altri molti servizi molto, molto complessi, molto particolari, che voi appunto avete sviluppato in questi anni di esperienza. Un po' di numeri, è utilizzato da circa in oltre 180 paesi, se non sbaglio, tradotto in 10 lingue, e ogni 4 secondi nel mondo qualcuno si connette a un prodotto, insomma, certificato da Certilogo, e coinvolge circa 80 brand di moda, quindi veramente un portfolio interessante. Ecco, la cosa interessante è che voi siete nati appunto per promuovere soluzioni di anticontraffazione, ma poi nel tempo siete insomma diventati anche molto altro, anche perché poi intorno insomma il mondo digitale si è molto evoluto, ci sono stati nuovi problemi ma anche nuove opportunità per i brand di utilizzare i vostri servizi. Sì, noi siamo nati con l'idea fondante di Certilogo appunto nel 2006 era quella di mettere in contatto il brand con il consumatore finale attraverso un prodotto che è digitalizzato, diciamo così, reso interattivo dalla nostra tecnologia. E la use case col quale siamo partiti è proprio il servizio di verifica dell'autenticità del prodotto. E come hai detto giustamente tu, nel corso del tempo abbiamo espanso, diciamo, i servizi offerti ai brand, e quindi abbiamo reso il prodotto sempre più capace di veicolare contenuti e servizi che vanno al di là della verifica dell'autenticità, che però resta fondamentale, soprattutto nel contesto della sostenibilità. Certo, anche perché poi la contraffazione è veramente un fenomeno che è cresciuto esponenzialmente. Io direi che non c'è sostenibilità se c'è contraffazione. Sono due cose incompatibili, perché il prodotto contraffatto produce un footprint, diciamo, ambientale che non ha ragione d'essere, non dovrebbe esistere. Quindi certo, questo è un tema che va preso con estrema serietà. Un'azienda non può dire che sta facendo di tutto per essere sostenibile, ma poi sul fronte della contraffazione metto in piedi una strategia un po' di peso piuma. Ci vuole una strategia invece da peso massimo, ecco. Certo, anche perché poi non è banale assolutamente mettere in piedi una strategia di anticontraffazione, e appunto le aziende possono avere una volontà di controllare quello che accade intorno ai loro prodotti, ma da sole è praticamente impossibile. E addirittura mi spiegavate che la nascita di questi servizi anticontraffazione come il Digital Product Passport ha portato a una esponenziale presenza di contraffazione anche proprio nei prodotti di identificazione digitale. Sì, assolutamente. Vediamo una crescita del fenomeno della contraffazione proprio legata al fatto che spesso i brand, appunto, come dicevo, un po' prendendo sotto gamba questo problema, pensano di risolvere il problema dotando il prodotto, attaccando al prodotto, per esempio, un NFC, un RFID, eccetera, e pensando che così ho risolto il problema, ma invece il problema è molto più complesso. E ora che arriva il passaporto digitale del prodotto, questo tema assume una rilevanza assoluta. Pensiamo al resell, per esempio. Non è possibile rivendere un prodotto in sicurezza se non si è certi dell'autenticità del prodotto. Quindi l'avere l'assoluta certezza di aver acquistato un prodotto autentico e propedeutico al poterlo poi vendere e rivendere in sicurezza, e poi visto specularmente dall'altra parte
chi compra un prodotto usato vuole essere certo di aver comprato un prodotto autentico. Quindi il passaporto digitale del prodotto è un'evoluzione estremamente positiva. Noi siamo molto contenti che questo sta arrivando, anche perché crea un rapporto collaborativo fra il brand e il consumatore. Quindi non è soltanto il brand che fa di tutto per essere sostenibile, e non è soltanto ma è anche il consumatore che, avendo uno strumento col quale... Oh, grazie. Faccio così? Oh, che bello, nostro logo. Diciamo così. E avendo quindi la... stavo dicendo... che crea un rapporto collaborativo, certo, con il consumatore. Però, come ogni nuova tecnologia, arrivano poi nuove responsabilità e anche nuovi rischi, sostanzialmente. Certo. No? Il primo rischio è appunto quello di cui abbiamo appena parlato, cioè il fatto che il passaporto possa essere falsificato, e questo è assolutamente possibile. Certo. E il secondo rischio, magari meno legato alla contraffazione, ma più di tipo operativo strategico, è legato al fatto che il passaporto digitale del prodotto è un progetto molto impegnativo, certo, e che probabilmente richiederà molti anni alle imprese prima di poter essere implementato in maniera completa, ma c'è il rischio appunto di come dire, voler preferire l'ottimo rispetto al bene. L'ottimo sappiamo che è il nemico del bene, quindi ci sono delle cose, certo, che si possono fare nel breve periodo molto importanti, come per esempio offrire il servizio di verifica d'autenticità del prodotto e agevolare e facilitare la rivendita del prodotto. Certo, e qui appunto i temi della tecnologia, della sostenibilità si incontrano in modo meraviglioso, certo, perché appunto è così. Ecco, queste slide che ci hai, sì, portato, questa slide, mi, sì, sembra molto interessante. Che, sì, questa appunto, slide che praticamente serve per far capire come si è evoluto il concetto di cos'è un prodotto autentico. Cioè, nel passato un prodotto autentico da cosa da cosa capivi che è autentico? Dalle caratteristiche fisiche del prodotto, dal negozio nel quale compravi, quindi, certo, il consumatore aveva questi due parametri sostanzialmente. Nel mondo di oggi, nel mondo di oggi invece il prodotto connesso ha creato un concetto espanso del prodotto autentico. Quindi con il prodotto connesso è possibile creare delle journeys digitali che appunto coinvolgono il consumatore con contenuti e servizi vari. E quindi quello che fanno i contraffattori è anche creare delle esperienze digitali, farlocche sostanzialmente. Non è necessario copiare esattamente quello che fa il brand. Questa è una possibile strategia, certo, ma la strategia più intelligente per il contraffattore è quella di mettere in pista una esperienza digitale che è sufficientemente convincente per il consumatore. Incredibile, molto complicato. Io posso prendere un NFC e farlo puntare sul sito del brand direttamente, e il consumatore pensa, certo, che ci crede certo, sostanzialmente. Certo. Quindi l'approccio corretto è un approccio efficace, un approccio olistico. Un approccio che parte dall'aver compreso le strategie, le esigenze e anche i limiti di tutti gli stakeholders che sono impattati da questo fenomeno, e quindi il brand naturalmente, il consumatore, ma poi anche il contraffattore. Quindi, certo, questo per evitare che ci sia un approccio da, diciamo, walled garden, in cui il brand vede soltanto quello che è il proprio perimetro, diciamo, autentico. Cioè io produco il mio prodotto, lo doto di un'identità digitale, lo vendo nei miei negozi oppure nei negozi autorizzati, fine della storia. Invece esiste tutta una realtà parallela di cui dobbiamo prendere atto. Stamattina, se non sbaglio, si era parlato del fatto che bisogna passare dal parlare ai fatti. Ecco, non si può passare ai fatti se non si guarda la realtà. La realtà, certo, è che la contraffazione c'è, il comportamento, diciamo, del contraffattore c'è, e bisogna fare qualcosa per contrastarlo.
Certo, anche perché poi è interesse delle aziende, ma anche dei consumatori, che appunto dicevamo prima, viene una identità digitale, un prodotto digitalizzato da Certilogo viene, si connette con un utente ogni 4 secondi nel mondo, e voi raccogliete anche dati da questa connessione, e da questi dati avete capito che è molto importante anche per il consumatore avere un... Insomma, beh, questi dati dimostrano molto... con chiarezza, se guardate i dati che sono la colonna centrale, vi mostra l'importanza dell'autenticità del prodotto dal punto di vista del consumatore, sia per quanto riguarda i prodotti nuovi che per quanto riguarda i prodotti usati. Quindi certo. L'85% dice che questo è un servizio estremamente importante. Ma appunto, per riagganciarmi a quello che abbiamo detto prima a proposito del resale, se guardate sulla sinistra, qui abbiamo fatto una survey utilizzando, appunto, sfruttando l'occasione di avere così tanti consumatori che utilizzano il nostro servizio, per il 35,6% dei consumatori è importante poter rivendere il prodotto. No? E poterlo fare in sicurezza è essenziale, e questo qui guardiamo magari la colonna sulla destra, perché, come ci dice questa statistica, questa survey, il 52% dei consumatori dichiara di, diciamo, applicare uno sconto, okay, del 40% o oltre al prezzo, se non ha la possibilità di verificare l'autenticità. Quindi questo è un servizio assolutamente fondamentale. Certo, assolutamente. Interessantissimi questi dati, grazie di averli condivisi e grazie di essere stato con noi oggi pomeriggio. Grazie mille.